Sì, ho già avvisato tutti al lavoro. Non ti devi preoccupare, ok? Va bene, ma solo se mi dispiace. Erano diversi anni per lavorare con loro e ora non li vedrai più. Vabbè, non è mica un addio. Tornerò a trovarli. Ok, ok. Mi raccomando, non ti dimenticare nulla e stai attento quando vedi per strada, che te è sempre la maniera di correre. Sì, starò attento, ok. Allora ciao, eh. Allora, sentiamo, perché siete arrivati in ritardo? Ok, ok, ho capito, ho capito. Beh, dici allora, cosa hai capito? Si può spiegare ciò che si è già capito? Giusto, Michele? Ma, eccolo che ricomincia con le sue perle di saggezza. Non so più dire nulla che mi si dà del profeta. Oh, nostro Salvatore, illuminaci la via! Senza di te noi siamo perduti! Oh, vostra illuminescenza, aiutaci a sconfiggere il male che terrorizza le nostre menti. Ragazzi, se mai volessi diventare un regista, vi chiamo a fare gli attori. Beh, cosa facciamo oggi alla fine? Io stavo pensando di camminare lungo... No. Ma se invece andassimo per qualche negozietto che volevo provare... No! Ma se invece ci sdraiamo da qualche parte e non facciamo nulla? Ci sta. Meglio di niente. Prossimo anno abbiamo la leva obbligatoria. Per rompimento di balle. Perché?
Come perché? Perché devi trascorrere 12 mesi da qualche parte, chissà dove, a eseguire ordini, ad allenarti, a sparare, tutto questo per cosa? I miei dicono che ci aiuta per la nostra crescita e formazione personale. Sciocchezze. Beata te, Anna, che non devi sopperire a tutto questo. Purtroppo ci sono ben altre cose alle quali devo sopperire. Cioè? Lasciamo stare, tanto non capireste voi ragazzi. Piuttosto, avete già escogitato un piano per scappare? Ma sei pazza, no, no. Ci arrestano e ci mettono dentro per diserzione. Ma sai che c'è? Ha ragione. Dovremmo scappare, dovremmo tutti quanti scappare. Dovremmo andarcene da questo posto. Prima o poi, chiaro. E dove vorreste andare? Non lo so, ovunque. Qualsiasi posto è meglio che qua. Dovremmo tutti andarcene da qui per capire quanto è grande questo mondo. Io onestamente sto bene dove sto. Voglio dire, qui ho la mia famiglia, la mia città, ho voi. Non sento il bisogno di scappare. E il regista Lorenzo che dice? Io sto bene sul mio scoglio, a guardare gli altri pesci da lontano. Se ci sarà la possibilità di andare via, un giorno lo farò, ma per il momento no. Ma come fate a non morire dalla curiosità di sapere che cosa c'è fuori? Di che cosa potremo vedere e scoprire? Se rimane aggrappato a quello scoglio, non capirei mai quanto è grande quel mondo. Ehi. Ehi. C'è qualcosa che non va? No, no, voleva solo vedersi. La ditta geologistica mi ha chiamato e mi ha detto che c'è molto traffico in autostrada e perciò arriveranno in ritardo. Accidenti. Tu devi ancora partire? Sì, mi ero messo a guardare delle vecchie foto, ho perso un po' di tempo. Che foto? Delle foto di me da giovane. Posso vedere una? Oh, è mio Lorenzo da giovane. Sì. Mi piacerebbe vedere delle tue foto da giovane, però. Non ho molte foto di me da giovane e quelle poche che ho sono sbiadite. Dimmi. Lo so che non è il momento giusto per chiedertelo, ma perché ci stiamo trasferendo? Ma se io non volessi sapere quanto è grande quel mondo? Beh, allora non so che cosa ti perdi. Ma se smettessimo di porci innumerevoli domande sul mondo e sulla nostra vita? Beh, per esempio mia nonna dice sempre che la vita risponde col silenzio alle domande che le poniamo e che sta a noi trovarne le risposte. Sta stronza. La vita, sei chiaro. E se non cercassimo le risposte? E
vivessimo le nostre vite normalmente. Cioè, quindi secondo te vivere una vita senza sapere perché si vive è la cosa giusta da fare? Ehi, dove vai? Lorenzo, tutto bene? Sì, ma senti, perché mi fai questa domanda? Non sappiamo perché, no? Cioè, dobbiamo... È da tempo che diciamo di volerci trasferire da Venezia. No, Lorenzo, sei tu che dici da molto tempo di volertene andare, ma ho come l'impressione che tu mi stia nascondendo il vero motivo. Ma io non ti sto nascondendo niente, amore. Io voglio il meglio per noi, lo sai. E tu lo sai che puoi aprirci con me se c'è qualcosa che non va. Abbiamo sempre evitato l'argomento per tua volontà. Ma quale argomento? Ma non lo so. Ad esempio, di come eviti di stare fuori casa dopo una certa ora. Oppure del fatto che eviti di andare in certe aree di Venezia per chissà quale motivo. Tutto questo è ridicolo, dai. Ma vuoi seriamente parlare di questo adesso? Io sto bene, ok? È solo che... Cosa? Nulla, ho solo un po' di paura, tutto qui. E allora dimmi cosa è che ci tormenta. Di che cosa hai paura, Lorenzo? Prima avevo forti dubbi, ma ora ne sono più che sicura. E di cosa sei sicura? Tu sei sicura solo delle cose che sono nella tua testa, ma che in realtà non esistono. Vivi nel mondo dei sogni, tu. Io penso che il mondo sia un posto troppo grande. E ci metteremo una vita a trovare il nostro posto. Se poi non lo troviamo? Quindi direi che sì, dovremmo concentrarci di più sul vivere la vita, ma senza privarci di tutte le opportunità che questo mondo ha da offrirci, no? Voglio dire, io ho avuto la fortuna di nascere nel luogo più bello del mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna di nascere nel luogo più bello del mondo, quindi perché? Perché abbandonarlo per qualcos'altro? Voglio dire, il mondo è bello perché è variopinto, certo, ma può anche essere un luogo sinistro e cupo. Io so cosa sono e so anche che non abbandonerei né voi né la mia famiglia per nessun'altra cosa al mondo. Giusto? Ma a quanto pare sei tu l'unico che se ne vuole andare. Non lo so. Forse hai ragione. Forse sono io che voglio scappare di qui. Forse voglio solo scappare da me stesso. Ok, forse hai ragione. Forse mi sto facendo un sacco di fili mentali, ma... Come faccio a conoscere le verità se tu non ci apri con me? Lorenzo, mi stai ascoltando? Sì, sì, ti sto ascoltando. Sono qui. Senti, io non è che non voglio aprirmi. È proprio che non ce la faccio. Sono rimasto bloccato da quel giorno e... quel trauma che non riesco a lasciarmi alle spalle. E allora, Jimmy, cosa è che ti tormenta? Io ho paura. Ho paura, ok? Sei contenta adesso? Paura? Di cosa hai paura? Lorenzo? Avrei dovuto fare qualcosa quel giorno. Sono rimasto bloccato. È successo tutto così in fretta. Ho bisogno di un po' d'aria, scusami. Lorenzo, aspetta. Lorenzo. Già, stiamo solo parlando così tanto per...
anche le decisioni che si prendono nella vita si prendono così tanto per... In realtà è un po' che pensavo a questo. A cosa esattamente? Cioè, a questo, a cosa dovrei fare nella mia vita? Cioè, chi dovrei essere? Non lo so, forse dovrei lasciare tutto alle spalle e andarmene. Pensi che andando via da qui ti sentirai meglio? Non lo so, dimmelo tu. Ma solamente io ho l'impressione di essere in una prigione, come se la mia vita fosse stata scritta da qualcun altro. Io vorrei prendere carta e matita e riscrivere la mia vita, come la vorrei vivere io. Ma come fate a non capire che andarsene non è solamente un modo per scappare, ma un atto rivoluzionario che puoi fare sulla tua vita? Non lo so. Ci sono giorni in cui io chiudo gli occhi e mi immagino di ritrovarmi là, dall'altra parte del mare, dove tramonta il sole, stanco di splendere, non curante di che ore siano o di dove mi trovi. Te l'hai ristudiata questa? Vedrai che un giorno sarai là, ok? Sì. Avresti per caso una sigaretta? Vuoi una sigaretta? Mi farebbe un grandissimo piacere. Ma che ci fai qui da sola? Quest'ora? Ah no, non sono sola, ci sono i miei vicini. Quali, quelli là? Sì. Coglioni! Senti, una sigaretta ce l'ho, però me ne è rimasta una. Quindi vuol dire che mi dovrei pagare. È che non ho soldi secondo me al momento. Scusa. Ok, cazzo! Chi cazzo ti credi essere per mettermi le mani addosso? Oh! Quindi non hanno mai trovato quel ragazzo?
No, purtroppo. Mi dispiace per quello che ti ho detto. Avrei dovuto capirlo fin da subito. Non sono io che devo scusarmi con te. Avrei dovuto parlartene tempo fa e che... Ce la faremo e vedrai. Questa volta non sarai da solo. Mi dispiace. No, no, tu non hai nulla per cui scusarci, non hai colpa. Avrei dovuto ascoltare te. Quel maledetto si è portato via Michele. E non ho più rivisto Anna dopo il funerale. E adesso mi è rimasta solo questa paura di uscire da solo la sera, temendo che ci sia qualcuno che voglia farmi del male. Lorenzo, ascolta me. Quello che è capitato a Michele, purtroppo dobbiamo ammetterlo, ma è stata una casualità. E la vita sono cose che capitano, purtroppo. Dobbiamo andare avanti noi. Andando dall'altra parte del mare, dove il sole tramonta, stanco di splendere. Ti aspetto. Sto arrivando.